Buon pomeriggio a tutti, London Time è partito anche oggi. E buonasera, buonasera. Buon pomeriggio, eh. Ancora buon pomeriggio. In inglesi, sai, a quest'ora si prende il tè. Alle 5 e mezzo c'è il tè. Quindi, good afternoon, London One Ariani. Un abbraccio musicale a tutti quelli che ci stanno ascoltando e scaricano l'app. Gli diamo anche il doppio abbraccio di Irene e un bacino anche di Rosita. Un bacino di Rosita, che poi con te a fare la seconda parte del nostro programma London Time. Oggi ospite speciale, specialissimo proprio. È vero, te l'ho messo lissimo. Anche stavolta è andata con lissimo, ma se lo merita. Controverso, è un po', insomma, è un personaggio po' così, complicato. Oppure lui complica le cose semplici, o le cose semplici per lui diventano complicate. Non lo so. Comunque, abbiamo Mario Adinolfi qui a London One Radio. Chissà se forse è la prima volta che magari parla con l'oltremanica. Pensavo l'oltretomba. No, noi non siamo l'oltretomba, Allora, tra poco con noi, dopo la canzone, ritorniamo con Adinolfi e sarà uno scontro con lui, un incontro. Perché magari anche da uno scontro può nascere un incontro, no? Può nascere una congiunzione, dici? Speriamo, mamma mia. Incrociamo le dita? Sì. Allora, contro tutti e lui tutti contro di loro, pensate. Alcuni vogliono togliere il crocifissi dalle scuole e lui che fa? Fonda un giornale, La Croce. Alcuni partiti mettono al centro, forse anche un po' troppo all'esterno, la famiglia. Lui invece la mette al centro e fonda il Popolo della Famiglia. Abbiamo in collegamento da Roma Mario Adinolfi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, signora Adinolfi. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. È la prima volta che fa un collegamento oltre Manica? No, in realtà ho fatto alcune interviste alla BBC. Ah, ok, però vedi, gli mancava la London One, quindi eccoci qua. London One mi manca, la prima volta con London One. Grazie. E noi siamo onorati. Allora, capirà che con lei si può parlare a 360 gradi di tutto e poi tutto ci ritornerà contro, però comunque iniziamo a parlare di causa Facebook, ok? Lei è un blogger, quindi usa parecchio i social. Cosa ne pensa di questo caso, che insomma che è sulla pagina di tutti i giornali del mondo? Ma non mi agita più di tanto. Ho sempre immaginato Facebook come attività commerciale, ho sempre immaginato i social come un luogo dove noi vendiamo le nostre esperienze. Sì. Non mi sorprende che vendano i nostri dati, lo dico con grande franchezza, l'ho sempre immaginato come tale. D'altronde, ogni volta che noi proviamo ad acquistare una cosa online, non ci meravigliamo quando su Facebook e tutta la nostra esperienza della rete l'algoritmo ci ripropone quel tipo di prodotto. Quindi un po' di colpa è anche nostra, vuol dire, insomma sì, penso che sia un elemento di non consapevolezza. È chiaro che non leggiamo le terme condition di Facebook. Non puoi immaginare che ti mettano a disposizione una serie di servizi che utilizzi e che io stesso utilizzo per far ascoltare la mia voce gratuitamente presso molte persone e non ne traggano qualcosa. Quindi è ovvio. Poi sono il primo a comprendere e ho posto il problema della dimensione costituzionale in Italia del ruolo svolto da Facebook. Perché, come sapete, mi avete definito voi stessi un controverso. Sì. Io sono stato bloccato per mesi su Facebook. Ecco. E allora il tema è: se l'infrastruttura è così determinante, perché sicuramente è determinante nella formazione dell'opinione pubblica, può una persona sola, in maniera non trasparente, decidere chi parla e chi no? Certo. Ecco, questo mi sembrerebbe un argomento da discutere, su cui riflettere un po' di più rispetto al fatto che si vendano i dati che io ho sempre dato per scontato. E a proposito di chi parla e chi no, abbiamo tutti visto il suo servizio recente sulle iene degli haters? Sì. E insomma, in questo servizio appunto c'è stata gente che scriveva cose abbastanza pesanti, tralasciando il fatto della sua fisicità, che sembra essere battute abbastanza tristi e insomma infelici, ma ci sono state addirittura persone che l'hanno accusata di omofobia e di misoginia. Lei cosa risponde a queste accuse? Ma è quello che è stato risposto durante il servizio. Sono accuse che non esistono, che non hanno nessun fondamento. Non solo, gli haters, quando poi si palesano davanti alla mia faccia, come
come è accaduto nell'occasione, diventano entro un minuto amici, diventano amici. Ma sì, in 10 secondi abbassano le penne, perché insomma è l'effetto social, è l'effetto si è social, tutti leoni da tastiera, diciamolo così, ecco, leoni da tastiera, diventiamo gattini. Poi in realtà l'incontro bisogna saperlo motivare, poi un argomento, perché io con tutto l'elemento controverso sicuramente della mia forma di comunicazione non ho mai offeso nessuno, tant'è che non sono stato mai querelato, condannato, processato, perché gli argomenti che porto sono argomenti molto civili nella realtà. Poi c'è qualcuno che su internet si diverte a fare casino, ma nella realtà, quella vera, non esiste tutto questo. Senta, noi siamo qui in Gran Bretagna, a Londra, una città molto aperta anche sui diritti civili, coppie di fatto. Su questo punto, naturalmente, lei che cosa la dice? Cioè, com'è? Noi siamo il futuro e magari alcuni, compreso lei, magari ancora un po' nel passato, oppure stiamo sbagliando tutto qui in Gran Bretagna, a Londra? Il tema è se l'impostazione britannica sia un progresso o un regresso per la società. Secondo lei com'è? È un regresso a fare, per esempio, una coppia di fatto, uomo-uomo, adottare magari un bambino? Io so che, per esempio, ha avuto da ridire anche sul documentario Kung Fu Panda, Fabio Vola, ha fatto anche lui una trasmissione, insomma, Io credo con grande chiarezza che le persone non siano cose. Certo, questo è chiaro. I bambini hanno diritto a una mamma e un papà, perché la verità è che nascono da una mamma e un papà, questo è un loro diritto. Credo che chi utilizza il loro diritto e fa prevalere invece il sedicente diritto civile, che in realtà è solo un bisogno degli adulti rispetto al diritto dei bambini, non sta portando la società in una direzione di progresso, ma la sta portando in una dimensione di regresso. Quindi io contesto che la impostazione britannica, che non a caso fa acquistare i bambini anche tramite le pratiche di utero in affitto alle coppie omosessuali e li uccide negli ospedali di Londra, come è stato il caso di Charlie Gard, il primo di tanti, ma è tutto collegato purtroppo, perché se le persone diventano cose e ti puoi acquistare il corpo di una donna affittandolo e ti puoi acquistare il bambino che partorisce perché tu come coppia omosessuale hai desiderio di paternità, poi inevitabilmente se sei cosa, la cosa fallata, puoi eliminarla, e allora quel bambino una volta è il bisogno dell'adulto ed è cosa, l'altra volta quando è nato non perfetto come non piace a noi lo puoi eliminare come cosa, ed è tutto estremamente collegato. Io considero tutto questo dal punto di vista proprio di Londra, vorrei dire. Mi fa piacere parlare con la radio di Londra, perché ho fatto la battaglia per Charlie Gard. Siamo qua. Io ritengo tutto questo fonte di regresso per la società, e se ci ragioniamo tutti insieme capirete che è almeno problematico, per usare un vostro aggettivo, controverso il tema se si debba eliminare o no Charlie Gard, se si debba e si possa acquistare o no un bambino tramite l'utero in affitto, perché due marchi puoi metterli come ti pare, ma figli non ne fanno e avranno sempre bisogno dell'utero di un'altra donna per avere quel bambino, e questo secondo me pone dei problemi all'idea di famiglia. Per questo io in Italia ho fondato il popolo della famiglia. Ok, però se il bambino per esempio rimane orfano, che deve fare questo bambino? Se si avvicinano due, un uomo e un uomo, una donna e una donna, comunque parliamo di uomo e uomo, che forse fa più, tra virgolette, effetto, che fa? Non va bene adottarlo allora? Non va bene dargli l'amore? Lei sicuramente saprà, perché è informato sull'argomento, che per ogni bambino adottabile in Gran Bretagna esistono 7 coppie regolarmente sposate che hanno fatto richiesta per quel bambino. Nei cosiddetti orfanotrofi, che non esistono neanche più, si chiamano case famiglia, se voi andate a visitarle e non parlate per sentito dire, troverete solo le persone, i bambini problematici, con grandi problemi. E di solito quei bambini problematici se ne fanno carico coppie sposate, spesso cristianamente ispirate, perché devi essere molto motivato alla paternità e alla maternità per poterti far carico di un bambino problematico, perché la verità è che oggi in Inghilterra, a Londra, il numero di bambini adottabili è infinitamente inferiore al numero di coppie che vogliono adottare, quindi quello che ponete è un falso problema. Non esiste il tema dell'adozione. Nel 95% dei casi
le coppie omosessuali maschili chiedono il figlio proprio, cioè il meccanismo è Ricky Martin, cioè vogliono il bambino produzione propria attraverso il meccanismo di utero in affitto. Sì. Londra è la capitale di questa operazione. Sì, Elton John la fece 10 anni fa, però io conosco, e la propagandata è tutto il mondo. Però io conosco anche dei miei amici che comunque sono, sono gay uomini e vorrebbero adottare perché insomma non vogliono fare tutta una trafila un po' più lunga. Dice, io vorrei adottare, però a volte Londra è con la vicenda di Elton John la capitale, della propaganda e l'utero in affitto. Io sono una persona che contrasta, perdendo, perché a Londra vince Elton John, contrasta questa cultura. Io considero l'utero in affitto un crimine contro l'umanità. Contro la donna che viene utilizzata, sia nella fase della ricerca dell'ovulo che nella fase della gestazione, e contro il bambino che viene strappato. Io non so se voi avete figli, ma prendere un bambino partorito, strapparlo a chi l'ha partorito e darlo a due maschi, è un'operazione di una violenza indicibile, e lo capisce solo chi ha avuto figli e ha visto il rapporto simbiotico del bambino con la madre che l'ha partorito. Ci sono degli chi studi... vede quello capisce meglio. Ci sono degli studi, Irene, vero? Noi abbiamo fatto una ricerca. Sì, giustamente, questa è la sua opinione, noi assolutamente la rispettiamo, però è un dato oggettivo, ci sono 40 anni di letteratura scientifica proprio su questo argomento, sulla crescita dei bambini omosessuali, cioè dei bambini omosessuali, dei bambini cresciuti da coppie omosessuali. È un ottimo lapsus questo. Beh, appunto, parlando di psicologia, appunto ci sono una letteratura intera di 40 anni che parla appunto di come, quali sono i casi di bambini cresciuti da coppie omosessuali, e in 40 anni non c'è stata una ricerca che dice effettivamente questi bambini partono svantaggiati o sono svantaggiati psicologicamente rispetto ai figli di eterosessuali. Anzi, un'ultima ricerca dall'Università di Melbourne dice che tendenzialmente i figli di coppie cresciuti da coppie omosessuali sono tendenzialmente più felici di quelli eterosessuali. Io le do i dati. Risponda breve. Io le rispondo con dei dati. Guarda, Adinolfi, risponda breve, andiamo poi in musica e poi si ritorna su altri temi. Tempistiche radiofoniche. È un pochino lunga la risposta. Io conosco perfettamente lo studio di Melbourne. Sì. Lo conosco perfettamente. E conosco perfettamente anche la datazione, perché è un po' difficile dire che 40 anni fa adottavano gli omosessuali. In Inghilterra, nel 1975, era ancora reato l'omosessualità. Vi ricordo solo questo è vero. La civilissima e retrograda Italia, come dite voi, non ha mai avuto il reato di omosessualità. L'Inghilterra fino al 1975 ha avuto persone in carcere per il reato di omosessualità, quindi come dire, la datazione è un pochino così. No, ma infatti io non mi riferivo soltanto all'Inghilterra, mi riferivo proprio worldwide, c'è una letteratura. Allora, se volete parliamo dello studio dell'Università di Melbourne, perché è una casistica molto interessante, però forse è meglio se mandate prima la musica, perché la risposta è un po' lunga. Andiamo in musica e poi ritorniamo, grazie. Rasputin, questo è London One Radio 1742, siamo in collegamento con Mario Adinolfi da Roma ancora. Allora, è vero, Alan Turing, Alan Turing lo sa, no? È questo grande genio che fino all'ultimo aveva taciuto di essere un gay. A quell'epoca, infatti, l'hanno insomma. Non è un'epoca lontanissima. Beh, sì, la legge è stata in vigore fino al 1975. Quindi, infatti, Alan Turing, poi lo sappiamo tutti, insomma, ha deciso. E la cattolica in Italia invece non ha mai perseguitato gli omosessuali. Questo è un dato che ci tengo a sottolineare, sempre sul tema regresso progresso. Una cosa, allora, l'Italia è stata un pochino più avanti. Una cosa buona, una cosa buona. L'Italia è sempre stata un po' avanti, perché è una terra intrisa di cristianesimo, di bontà, quindi è la capitale della cristianità, è difficile che perseguiti qualcuno, insomma. Questa è una terra che da 150 anni è forse, diciamo così, fin troppo penetrabile, ecco, ma non certo una terra dove si possono raccontare persecuzioni. Sempre sui gay, il Papa ha detto: chi sono io a giudicarli? Allora mi chiedo chi è Adinolfi per giudicare i gay.
Io non ho mai giudicato i gay, a parte che anche sulla frase del Papa, io ricordo che dal punto di vista del Magistero della Chiesa, se siete interessati a questo, Papa Francesco non ha modificato nulla. Papa Francesco, come ovvio, dice rispetto a tutto, diciamo, chi sono io per giudicare? Le persone non si giudicano, si giudicano i peccati, la Chiesa giudica i peccati, e lo fa il Papa, lo fa il sacerdote quando fa la predica. La Chiesa Cattolica esiste perché nel Vangelo c'è scritto ciò che è bene e ciò che è male, e gli aderenti a questo club, chiamiamolo così, la Chiesa Cattolica, hanno delle regolette che si chiamano catechismo della Chiesa Cattolica, che vanno seguite se vuoi stare nel club. Cioè, questa è una, è come andare al club del golf, se ti dicono che devi andare col pantalone corto, puoi giocare col pantalone corto, devi accettare quella regola, se no non stai nel club. Beh, certamente bisogna ricordarsi che la religione cristiana, ma tutte le religioni, non solo soltanto una religione, la religione in sé, ma sono anche uno stile di vita. Sono, secondo me, un dato caratteristico dell'Europa. Io questa è una cosa a cui tengo molto. Io sono convinto che la radice più profonda della nostra Europa sia la radice cristiana, e questo non dobbiamo dimenticarlo. L'Italia, l'Europa si è costruita attorno all'idea di cristianesimo. Carlo Magno, le grandi guerre anche contro l'invasione islamica sono state l'elemento caratterizzante della costruzione dell'identità europea. Questo è un elemento su cui bisogna riflettere, non rimuoverlo, perché se lo rimuovi crei una condizione di popoli sradicati, senza radice. Secondo me questo è un tema importante, è anche molto interessante rispetto alla Brexit, rispetto all'idea che la Gran Bretagna si sia allontanata dall'Europa. Arriveremo. Che i cittadini europei in Gran Bretagna si possano sentire messi a rischio, che è un tema che immagino possa interessare i vostri radioascoltatori. Certo. Sono tematiche che secondo me hanno una loro profondità. Noi siamo abituati qui a Londra, vabbè, in tutta la Gran Bretagna, ma in particolar modo a Londra, vedere le religioni che stranamente in qualche modo dialogano. Ci sono dei quartieri, per esempio, che il musulmano parla con l'ebreo parla col cristiano, poi ovviamente vanno nei loro luoghi religiosi in maniera separata, autonoma. Comunque c'è un dialogo anche nelle scuole, anche se non ci sono i crocifissi, ok? Lei pensa che in futuro ci possa essere veramente un dialogo tra tutte le religioni? Ma il dialogo c'è ovviamente, non in futuro, c'è nel presente. Il dialogo tra le religioni è fondamentale, tra le religioni monoteiste ovviamente è in piedi da sempre, non è una novità che si dialoghi tra religioni. Dobbiamo accorgerci però che in Francia pochi giorni fa hanno urlato all'Akbar e hanno ucciso delle persone, che questo è accaduto a Manchester in un concerto dove c'erano i bambini. Questo è accaduto a Londra, certo, e lo sapete perfettamente. Lo sappiamo, che non sono estremisti, però non sono elementi che uno può rimuovere dicendo non è successo. No, bisogna ammettere che questa cosa è successa, certo. Forse c'è da stare attenti, perché non ci sono attentati di cristiani a Londra contro i musulmani, c'è l'orizzonte opposto. Anche quindi, che se torniamo, questa cosa un pochino deve preoccupare. Sì, però a me preoccupa. Certo, allora, ma anche a noi, guardi, però sono casi isolati, sono delle teste calde. Insomma, non generalizziamo. Un libro che si chiama O capiamo o moriamo. Sì. E in questo libro che si chiama O capiamo o moriamo, ho messo insieme i cosiddetti casi isolati. Sì. Bene, voi sapete che l'Italia è stata attraversata, come tutta Europa, come l'Inghilterra, da un'ondata di violenza politica pesantissima negli anni 70. In Inghilterra, per esempio, era stato l'Irish Republican Army, l'IRA, l'IRA irlandese, a essere azione di terrorismo, in particolare sul territorio britannico e anche sul territorio irlandese. E loro erano cattolici, però? Loro erano bianchi cattolici. Certo, ma mica dico che le religioni non hanno causato guerra in passato. No, anche perché tutto il terrorismo degli anni 70 e 80, in Inghilterra, Francia con la Rotherham Faction, in Italia con i Brigate Rosse, i nuclei armati rivoluzionari, le prima linea, l'ETA in Spagna, tutti sommati hanno fatto circa 1000 morti. Sì. I cosiddetti casi isolati dal 2001 a oggi, cioè dalle Torri Gemelle, che hanno aperto il nostro secolo, hanno causato 6.000 morti, più di 6.000 morti. Allora, noi ci dobbiamo porre il problema. Può essere che sia, come dite voi, una serie di casi isolati? Io non lo credo, lo dico sinceramente. Io credo che ci sia in azione un segmento del mondo islamico,
dentro una guerra che è prevalentemente intra-islamica, cioè per l'egemonia nel mondo islamico stesso, che indica in termini propagandistici i cristiani come obiettivi. E dunque porta all'attacco di alcune città simbolo, che possono essere New York, Londra, Parigi, Roma, sapete quello che è successo al Bataclan. Anche Roma non è stata ancora toccata. Ancora. Roma non esatto. è stata ancora toccata. Ancora, tocchiamo okay. ferro. Speriamo di no, speriamo che non venga. E noi speriamo bene, ma proprio quello che voglio dirvi è che l'attenzione a ciò che accade in Gran Bretagna è uno degli elementi che ci dovrebbe far riflettere su quanto forse un po' di precauzione in più bisogna utilizzarla nella cosiddetta integrazione in cui tutto è uguale, perché per me non tutto è uguale. Per me un islamico estremista è pericoloso e va emarginato. In Italia ne abbiamo arrestato uno oggi. Noi abbiamo... e credo che sia... sì, sì. Chiarissimo, noi abbiamo uno studio proprio vicino alla zona di Finsbury Park, no? Che è stato l'ultimo attentato, che un inglese, no? È entrato con il furgone contro la moschea proprio di Finsbury Park, e proprio uno dei religiosi proprio della moschea è stato lui in qualche modo a fermarlo, a placcarlo e ad aiutarlo. Cioè tutta la comunità islamica si è stretta intorno all'inglese, alla forza della polizia, e quindi cioè, è vero quello che lei sta dicendo, però è anche vero che non tutti, non bisogna fare di ogni erba un fascio, perché anche loro cercano proprio di combattere anche questi avete fatti. Perfettamente ragione, infatti è assolutamente certo che non tutti gli islamici sono terroristi, questo certo, è evidentemente certo, certo. chiaro. Certo, no, anche... ma i terroristi sono islamici, certo. ricordiamocelo. Beh, ma quello che abbiamo detto non prima... Non tutti gli islamici sono terroristi, ma i terroristi sono islamici. Allora, ricordiamo quello che avevamo detto prima, appunto c'erano degli attacchi terroristici negli anni 70, quindi neanche tantissimo tempo fa, che non c'entravano assolutamente niente certo. con l'Islam, quindi certo. anche la stessa c'è parola stagione, kamikaze... C'è stata anche la stagione delle guerre tra cristianesimo e Islam, per carità, ma oggi, che viviamo nel 2018, la verità, se vogliamo raccontarci la verità, è che non tutti i terroristi sono islamici, ma gli islamici sono i terroristi, non c'è niente da fare, è così. E allora l'attacco arriva da quel mondo. Certamente, ma allora come la vede l'attacco che c'è stato a Las Vegas? Non lo vede come un attacco terroristico? Io sono convinto che quello sia un attacco dell'ISIS. Sono assolutamente convinto, anche perché conosco Las Vegas. Ma è un uomo... E la conosco molto bene. Ma è stato descritto come un uomo bianco, non di origine non era musulmano. Guardate, non di origine araba. Google esiste per tutti. Google esiste per tutti. Leggete cosa ha dichiarato lo sceriffo di Las Vegas 3 giorni dopo l'attentato sulla persona di cui non sappiamo nulla. Noi a oggi ufficialmente non conosciamo le motivazioni per cui questo è andato sulla terrazza del Mandalay Bay per sparare addosso a un concerto di musica. Un po' come è successo al Bataclan, un po' come è successo a Manchester, ricordiamocelo sempre, sono dei fili rossi che tengono le cose. Secondo lo sceriffo di Manchester, questa persona era affiliata all'ISIS. Google esiste per tutti. Dopodiché non ci è stata data informazione su quale fossero mai le ragioni di questo signore. Io continuo a pensare che questo filo rosso tenga insieme una serie di cose. Una serie di cose. C'è un nostro ascoltatore che scrive, già se guardiamo però nel passato anche i cristiani hanno invaso e hanno ucciso in qualche modo. Quindi, se vogliamo vedere le crociate, neanche dirlo. Una vasta analisi storica su ciò che è accaduto 1000 anni fa. Certo. Il tema che mi interessa è cosa succede nel 2018. Nel 2018, diciamo. Sembra un po', giustamente, un po' la storia che si ripete, no? Quasi le religioni che entrano in gioco, ahimè, in questi fatti. Senta, volevo parlare del caso, proprio in breve, perché nella sua pagina c'è stato fatto appunto questa richiesta da Laura Tiberi, ci dice appunto sul caso di Alfie Evans, questo bambino, no? Che gli è stato staccato la vita in qualche modo. Lei cosa ne pensa? Ovviamente sì, posso immaginare che cosa ne pensa, anche se in questo caso non si può parlare proprio di 100% di eutanasia, però è un caso che ha scosso. È molto peggio dell'eutanasia. Esatto, infatti. È molto peggio. Ha scosso la Gran Bretagna e il mondo, non è che... Su questi bambini, Charlie, Isaia, Alfie, io mi chiedo, ma come fa il sistema sanitario britannico davanti a genitori che chiedono di tenere i bambini in vita ad ucciderli? Guardate che è un unicum. Ci troviamo d'accordo. È un unicum nel sistema sanitario di tutta Europa. Non è pensabile
un'operazione di questo genere di mattanza che è molto oltre l'eutanasia. E guardate la storia della povera Miriam, la nostra ragazza romana che come è finita poi morta dopo il pestaggio. Andate a leggere quello che è accaduto prima a quella ragazza, quando le è stato negato l'accesso ad alcuni farmaci fondamentali. Un sistema sanitario che è ormai, per ragioni economiche, solo per ragioni economiche, costretto a togliere elementi salvavita ai più fragili, dovrebbe farvi rizzare i capelli in testa, altro che progresso. Assolutamente, il progresso era riferito su altre cose. Progresso. Attenzione a quello che succede, perché quello che vi vendono come progresso in questo è caso solamente siamo d'accordo. Un tentativo di controllo del dato economico di sostegno ai più deboli. Non è progresso, sono finti diritti civili. Su questo non caso c'è niente di civile ad uccidere un bambino. E su questo caso oltretutto ci troviamo senza d'accordo. Diagnosi perché senza non diagnosi, si era ancora capita la diagnosi, cioè non si capisce ancora la diagnosi. E infatti si sono indignati tutto il mondo. Sull'eutanasia però lei ha dichiarato, dice, anche nella sofferenza c'è vita. Che vita c'è dentro una sofferenza di una persona? Raccontatelo al genitore di Charlie, di Isaia e di Alfie, che hanno una sofferenza evidente. Però lei ed detto è estrema, sì, però ed è una sofferenza estrema, ma dentro quella dimensione, la dimensione anche della sofferenza, c'è una porzione dell'esistenza umana. Oppure noi vogliamo raccontare l'esistenza umana come rose e fiori? No. Non è rose e fiori, forse c'è sono dentro anche il dolore. Beh, lasciamo c'è nel dolore. Mi sono espresso forse male. Se una e persona, se noi non siamo attenti a costruire una dimensione di cura verso la fragilità, noi finiremo per eliminare i fragili e questa sarà una stagione infernale della storia umana. Noi dobbiamo attenzione alla fragilità umana, e a chi non ce la fa più. Non dirgli, siccome non ce la fai più, non vedo l'ora che ti elimini, così costi meno alle casse sociali. Allora, attenzione a quella china, perché sembra che fai un atto umanitario, ma in realtà ma non lo fai per, secondo lei, su queste cose. Vabbè. Ma una persona, morte cerebrale, ok? Con il cuore funziona. Sono crudo, però per portare l'esempio, il cuore gli funziona, è attaccato alla macchina, al ventilatore, che vita c'è? Io dico che nel caso di morte cerebrale, come è noto, la Chiesa Cattolica, io stesso che seguo il catechismo della Chiesa Cattolica, affermo che non deve esserci accanimento terapeutico, quindi è noto che i cattolici sono favorevoli all'accompagnamento alla morte di questa persona. Non è il caso di morte cerebrale che stiamo affrontando, noi stiamo affrontando esattamente il caso di Alfie, di Charlie, di Isaia, cioè di persone, bambini in questo caso, che hanno una sofferenza estrema, che non vivono come gli altri, che hanno una vita evidentemente menomata, ma che non per questo non hanno diritto a viverla. È questo l'elemento. Perché nel momento in cui tu dici che quello non ha diritto alla sua vita e per sentenza di Sua Maestà Britannica lo uccidi, tu compi un atto criminale nei confronti dell'umanità intera. Questa è la mia opinione. Senta, invece il caso in breve di DJ Fabo, lui, se uno è così, vuole la morte, gli è concessa oppure no? Una persona per ha diritto. Per l'ordinamento giuridico italiano no. No. Quindi l'ordinamento giuridico italiano non concede l'aiuto al suicidio. Se tu aiuti una persona che è salita sul cornicione di un palazzo e gli dai una spinta e lui ti dice io voglio morire e tu rispondi voglio aiutare la tua autodeterminazione e il tuo libero arbitrio, ti do una spinta e ti butto di sotto, in Italia questo è perseguibile con 5 anni di carcere minimo fino a 12 anni di carcere. In Svizzera, dove è andato DJ Fabo, sappiamo, ti porti 18.000 euro. Vai da un'associazione che per 18.000 euro ti inietta il pentobarbital e ti uccide. Quindi dal suo punto di vista, sulla pelle di un disabile. Dal suo punto di vista mi potrebbe dire, ma Phil, una vita costa 18.000 euro. Per me è incredibile che il consenso umano possa considerare accettabile che DJ Fabo vada con i 15.000 euro a farsi ammazzare, perché ricordo bene
che se in Svizzera ci vai senza i 15.000 euro non ti fanno bel niente. Secondo lei è puro business sulla pelle di chi non ce la fa, e questo è la vergogna delle vergogne per gli esseri umani. Io ho detto una frase che mi è costata tantissimo. Sì, la sappiamo. Hitler i disabili li eliminava gratis. Sì. E ribadisco. Quindi perché la motivazione con cui Hitler fa la Action T4, cioè l'operazione di eliminazione dei disabili precedente l'Olocausto dal 1939 al 1941, è un atto criminale nei confronti dell'umanità. Siamo penso tutti d'accordo su questo. Beh, su, ovviamente. I morti, siamo ovviamente, benissimo con l'ovviamente, attenti, perché il numero di morti disabili fatti dai sistemi eutanasici è enormemente superiore al numero dell'Action T4. Ma la differenza è che... differenza che devono essere accompagnati dai denari. Dai denari. Adinolfi, ma allora... Beh, non è l'unica angoscia. Differenza, però, scusi se mi permette. Sì, è l'unica differenza. Beh, è purtroppo però l'unica differenza. L'eutanasia non è obbligatoria, cioè una persona la decide. Poi sono d'accordo con lei che bisognerebbe fare di tutto per evitarla, però... Guardate che i sistemi mediatici, nel 1939 come nel 2018, sanno creare attorno alla persona in difficoltà e fragile le condizioni per cui l'eliminazione di quella persona venga considerata un progresso e un diritto. È successo nel 39, sta risuccedendo nel 2018. Io sono molto allarmato per questo. Quindi praticamente, ovviamente, da cattolico, Dio dalla vita... Non è da cattolico, da essere umano. Quindi, da essere umano. Comunque, Dio dà la vita, Dio la toglie, e se uno non ha proprio il volere o il diritto di dire no, basta, non ce la faccio più a vivere 20 anni attaccato a un respiratore, secondo lei, ovviamente che rispettiamo, non lo condivide. E quindi io poi ci sono tutte le varie sfumature del caso, ci sono tutte le sfumature del caso. Per inciso, non è che io non lo condivido, l'ordinamento giuridico italiano non lo consente. Sì, avevo chiesto però cosa ne pensava lei. Sì, era una questione morale più che legale. Sì, l'ordinamento giuridico italiano, c'è quello svizzero che devi andare a pagare per farti eliminare, c'è quello britannico che elimina 3 bambini negli ultimi 6 mesi con lo stesso metodo. Trovo infinitamente più progressista l'ordinamento giuridico italiano. Su questo, sul caso inglese, ci troviamo d'accordo. Assolutamente d'accordo. Svoltiamo pagina, elezioni italiane, cosa ne pensa? Cosa succederà al governo? Ma è lunga questa intervista, perché con lei, Adinolfi, con lei, guardi, siamo pieni di argomenti. Se lei vuole, anche una volta al mese ci sentiamo e si fa il punto, perché una rubrica con per lei, noi. Con lei è una persona con cui ci si può parlare e aperta, e affrontiamo tutti i temi anche scottanti in maniera diretta, amichevole. Io, non, come senti, sono toscano, quindi pane e vino al vino, anche se sono 20 anni che sono... E che ci sta da fare a Londra? La Toscana è così bella. Lo so. Lo vorrei chiedere anche ai governi passati, guardi, di noi. Lo dovrei chiedere a lei. Anche bravo. Io personalmente. Senta di noi, non so se dagli del Leo del tuo a questo punto, comunque senta di noi. Dammi del tu, dai, che siamo... Siete figli, probabilmente. Forse Irene, forse un fratello, non lo so. Senta, Adinolfi, insomma, questa politica, no? Diciottesima legislatura, e Salvini, Movimento 5 Stelle, ha vinto alla grande, direi, in tutta Italia il partito Movimento 5 Stelle, la coalizione però lo sappiamo come il Rosatellum. Che cosa sarà, secondo me? Quali sono gli scenari futuri? E poi un'altra domanda. Ma ci sono schermaglie che dureranno settimane, forse mesi. D'altronde la Germania Ci ha messo tanto tempo, però è un Di Maio che non molla, vuole, dice, o io o niente, quasi, no? Invece sembrerebbe che Spiegato a Di Maio sulla prima pagina del quotidiano La Croce di oggi, che è il piccolo quotidiano che io dirigo. Sì, l'abbiamo detto all'inizio. Che in Italia ci sono stati 28 presidenti del Consiglio in 72 anni. Sì. 28. Sì. E con l'eccezione di Alcide De Gasperi e con l'eccezione di Berlusconi e Prodi nella Seconda Repubblica, gli altri 25 non sono mai stati i segretari del partito vincente. Mai. La minima cultura storica della, posso accettare, anomala Costituzione italiana prevede una formazione del governo attraverso la costruzione di una maggioranza parlamentare che, lo ripeto, in 25 casi su 28 è totalmente diversa dalla leadership espressa alle elezioni. Questo per dettato costituzionale italiano, perché la Costituzione italiana dice questo, e in più perché la legge elettorale dice questo.
legge elettorale non fa votare agli italiani il premier. E non è mai accaduto, certo, ripeto, con l'esclusione del caso di Orsini, De Gasperi, di Berlusconi e Prodi della Seconda Repubblica. Quindi il povero Di Maio deve acconciarsi alle regole italiane, alla Costituzione italiana e alla legge elettorale italiana. Gli mancano 90 voti. 90 alla voti, Camera, sì, esatto. Infatti, 90 voti. Salvini dice dove li prendi? Lui può pure dire infantilmente: io niente. E allora niente, perché allora... gli mancano 90 voti. Senta, quindi potrebbe. Non credo ci siano in questo momento persone in grado di dirgli, anche se tutto il Partito Democratico dicesse sì alla opzione di Di Maio, non ci avrebbe, non troverebbe i numeri per governare lei... in Camera e Senato. Ok, lei era del Partito Democratico. Sono stato parlamentare del Partito Democratico. Era anche un grande renziano. Un anche renziano, però dove ho questa colpa in più. Questa colpa in più. Si può cambiare idea, si può cambiare. Ma una cosa. Dove è finito il Partito Democratico, secondo lei? Dove ha sbagliato? Ha sbagliato a non stare vicino alle persone? Alla gente, sì, cioè nelle piazze, quello è il punto critico. La sintesi giusta è questa. Quindi io non è colpa di Renzi. Ok, va bene. Allora, mi sono allontanato dal PD perché Renzi ha fatto l'errore gravissimo e purtroppo porto in parte la colpa. Ero dei pochissimi parlamentari che sostennero Renzi all'inizio della sua crescita, diciamo così. Lo dovevo ammazzare in culla, invece no, ho aiutato a farlo crescere. Ma no, non dica così, non dica così, no. Che non si può difendere. Era ovviamente una metafora politica, eravamo in culla insieme. Sì, sì, sì. Ma siamo della stessa genia, cioè siamo nati dal mondo cattolico, siamo stati tutti e due giovani popolari, io sono il presidente nazionale giovani del Partito Popolare che ha eletto Matteo Renzi presidente a Firenze dei giovani del Partito Popolare, quindi lo conosco da decenni. Renzi ha compiuto l'errore storico, gravissimo, di rompere con la radice popolare di quello che poteva essere il Partito Democratico e non è stato. Ha rotto con i cattolici, irridendo le piazze dei Family Day, in cui io ero un protagonista peraltro, e dove cercavo di spiegargli, guarda che se fai questo rompi con milioni di persone, era il famoso striscione Renzi ci ricorderemo, che è stato diciamo facilmente profetico. Sì. Il 4 dicembre 2016 c'era cioè il referendum sulla riforma costituzionale che ora è il 4 marzo del 2018, poi ha rotto anche con la piazza di sinistra tradizionale perché cancellare l'articolo 18, fare il Jobs Act, evidentemente ha rotto la solidarietà col mondo, chiamiamolo di radice post-comunista. Ora, se tu rompi con i comunisti e con i cattolici, nel partito che dovrà essere la sintesi dei comunisti e dei cattolici, immaginate che passi dal 41 al 18 è abbastanza, come dire, notevole. Hai rotto con si è spento, si deve rigenerare. Ma avrei una domanda per lei, ma secondo lei, visto che lo ora conosce... Ora ci manda a quel paese, te lo dico, Può essere. Ma secondo lei, visto che lo conosce appunto da tempo Renzi, forse la sua idea non era proprio quella di... accelerare un progresso dell'Italia, rendere l'Italia diciamo allo stesso livello di Inghilterra, America o Francia, Olanda, cioè forse era quello il suo intento che poi non è stato, cioè non è piaciuto o non è stato capito. Renzi è un boy scout cattolico di Rignano che tutte le domeniche va a messa. Ora l'idea che si dovesse trasformare nel paladino dei diritti civili all'inglese o all'americana è semplicemente distonico rispetto alla sua storia e alla storia dell'Italia. E ogni paese ha la sua storia. L'Italia non è l'Inghilterra, non è l'America. Non è un melting pot di culture. L'Italia è una lingua di terra nel Mediterraneo dove la cultura è una sola, ricordavate prima, c'è la crocifisso in ogni aula scolastica, in ogni aula di tribunale, in ogni sala d'ospedale, ma non è un caso, non è che sta lì perché fa l'ornamento architettonico, sta lì perché questa è la nazione delle 25.000 parrocchie, è la nazione dove ancora, nonostante tutto, il 95% dei bambini viene battezzato, è una nazione profondamente cristiana, non è un melting pot. Okay. No, allora, beh, questo è un dato di fatto, certamente. Allora, quando vuoi governare l'Italia, devi partire da questo dato. Churchill, come sapete, diceva che governare l'Italia non è difficile, è inutile, perché è una condizione Me l'hai levato dalla bocca, Mario. Ma bisogna conoscerlo questo paese. Questo paese, secondo me, per fortuna, è un faro di civiltà
altro rispetto alla civiltà nord europea e anglo-americana, chiamiamola così. Io sono convinto di questo e penso che anche Renzi, lo ripeto, il Boy Scout cattolico di Rignano, che va a, a messa tutte le domeniche, fondamentalmente la pensi così. Okay. Ha voluto fare l'inglese, ha voluto fare l'americano e adesso eccolo lì a fare. Ok, era meglio se ritornava come il grande Alberto Sordi a rimangiare gli spaghetti. Via, questo quindi fa troppo. Come fa l'americano? L'americano. Siamo in conclusione, Irene. Siamo in conclusione. Sì, quindi... due paroline veloci. Volevo chiederle un'ultima brevissima cosa. È vero, l'Italia ha più di 2000 anni di storia, ha un'identità. Bene della globalizzazione. Il vantaggio per i consumatori, il vantaggio per la condizione di sapersi incontrare anche con il resto del mondo, ma non si va mai all'incontro perdendo la propria identità. Questo me lo sento di dire agli italiani d'Inghilterra, francamente, no? Perché lì hanno davanti veramente l'altro orizzonte, l'altra modalità. Modalità in cui diventiamo tutti un grande minestrone e c'è il grande melting pot e tutti ci dimentichiamo chi siamo. Non dimentichiamoci chi siamo, soprattutto non dimentichiamo di essere italiani, perché questa unicità che racconta, hai detto bene, più di 2000 anni di storia, perché non c'è la storia solo del cristianesimo, c'è la radice romana antica, c'è l'idea che siamo venuti a civilizzare i barbari in quella terra in cui vi trovate ora e siamo arrivati noi. La perfida Albione, come dicevano. Ora siamo orgogliosi della luce di civiltà che l'Italia ha portato al mondo e che oggi, ancora dopo 27 secoli dalla fondazione di Roma imperiale, Roma antica, è ancora a suo modo una diversità rispetto al mondo. Questa diversità non riduciamola alla pizza, agli spaghetti, alla Juventus. No, non dica quelle squadre. Proviamo a ragionare su quanto di bello ci sia nell'essere Italia per ciò che siamo, nella nostra radice più profonda. Io che questo sia bene non dimenticarlo nella terra del melting pot per eccellenza, che è la strepitosa metropoli di Londra. Guardi, noi siamo qui, c'è una bella comunità italiana in tutta la Gran Bretagna, siamo oltre 600.000 italiani, si parla della quarta o quinta città proprio Italia fuori dall'Italia, noi ce la mettiamo tutta anche con la nostra realtà per far scoprire alle persone inglesi, francesi, insomma di tutto il mondo la bellezza dell'Italia, però a volte bisogna anche raccontare le cose brutte che non vanno del nostro paese. Questo vediamo cosa succede in questo governo. Senza sindromi questi complessi di inferiorità che qualche volta gli inglesi vogliono far pesare dei come dicono italiani. I francesi, tout le monde le pays. Tout le monde le pays, tutto il mondo è paese, ogni giusto paese per fare il melting point. Allora, noi avevamo altre domande, mi prometto una cosa, perché c'è nella sua pagina Facebook molte persone che dicono Mario Adinolfi ancora in radio. Ora non so se dicono a radio nostra o a altre radio, comunque se sto in diretta con voi, se puoi, allora la nostra l'ubiquità tipo Padre Pio ancora non me l'ha toccato. Grazie. Allora, se ce lo prometti in diretta anche ai nostri amici italiani che ci ascoltano tra l'altro anche fuori dall'Europa, in America, Stati, insomma anche in Australia, in tutte le varie comunità, se ci prometti magari più avanti ci ricolleghiamo e riaffrontiamo le domande che non siamo riusciti a fare per motivi di tempi radiofonici, ok? Nei prossimi giorni, insomma, che adesso mi pare difficile. Dopo Pasqua, anche a maggio, giusto? Anche fra 4 giorni, auguro una buona Pasqua. Anche noi, non pensavo di collegarmi prima. Anche noi. Grazie, ne parleremo. Venite in Italia per la Pasqua. Sì. Ok, va bene, grazie. E magari ci riaffronteremo il discorso, magari con un governo già formato, così abbiamo un po' qualcosa da dire. Grazie Mario Adinolfi. Grazie mille, signor Adinolfi. Un saluto a tutti.